Ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo sulla strada provinciale che collega Terme Vigliatore con Mazara Sant'Andrea. La nostra destinazione è Novara di Sicilia. Ho deciso di allungare il percorso perché voglio portarvi nella stessa identica giornata gli step 2 e 3 per quanto riguarda la taratura dell'elettronica di questa moto. Ed inoltre voglio parlarvi anche delle nuove coperture. Ma andiamo con ordine. Ovviamente se il video precedente non l'aveste ancora visto ve lo lascio su in alto nella descrizione, così poi potete comodamente andarvelo a vedere. Mentre ci siamo messi voglio anche ricordarvi, se non l'aveste già fatto, ad effettuare l'iscrizione al canale, attivare la campanellina per ricevere la notifica riguardante l'uscita dei miei prossimi video. Se il video in questione vi piace non scordate di lasciare un like, commentare e condividerlo, zero piccolo, costo zero. E non sto quasi quasi neanche a dirlo, mi dareste veramente una grossa mano. Grazie a tutti e continuiamo col video. Taratura. Mappa motore in modalità rider, ABS in modalità track, disabilitato sulla ruota posteriore e si attiva così molto più tardi sull'anteriore. Erogazione della mappa motore in modalità road, che è quella che utilizzo maggiormente perché è praticamente efficace in qualsiasi tipologia di percorso, e TC è conseguentemente antimpennata sul livello minimo di intervento, quello studiato appositamente per la pista. Una volta raggiunto Mazara Sant'Andrea, breve sosta, disabiliamo il TC e continuiamo nella nostra scalata verso Novara di Sicilia. Ovviamente le mie impressioni su queste due tipologie di taratura, le sensazioni, le conclusioni, le dirò solamente a fine video. Quindi partiamo immediatamente parlando proprio delle gomme. La mia scelta è ricaduto sulle Bridgestone Buttlax S21, una nostra vecchia conoscenza perché ne ho utilizzato tre treni con tantissima soddisfazione sul CBR600, ma per precisazione va detto che non sono la mia prima scelta, perché sarei voluto rimanere su Pirelli, però le nuove Rosso 4 costavano un'esagerazione. Le Rosso Corsa 2, di cui già alcune caratteristiche le avevo toccate con mano quando testai la Speed 1200 RS, al momento che le cercavo la ruota posteriore non era disponibile, quindi ho ripiegato su una certezza. Vi confesso che sarei stato curioso di provare l'S22, però nonostante ciò erano presenti sul mercato già da circa 3 anni, non l'ho trovato a un prezzo ragionevole, quindi ecco che la nostra scelta è ricaduta su S21. Ovviamente sono curioso di toccare con mano quello che ripetono fino allo sfinimento da 10 anni a questa parte le case produttrici, che dicono che questa tipologia di copertura possono equipaggiare con tantissima soddisfazione nella guida e in maniera indifferente varie tipologie di moto molto differenti tra di loro per varie tipologie di caratteristiche. Voglio vedere se le caratteristiche di cui mi sono innamorato alla guida del CBR utilizzando queste coperture saranno altrettanto su questa moto. Vi dirò che le premesse in questi primi 1000 km che ci ho percorso sono più che buone. Ovviamente una precisazione va fatta. Difetti ancora non ne ho trovato. E poi una copertura a me piace valutarla solo ed esclusivamente quanto si arriva praticamente a fine vita, perché una volta che la gomma arriva, se arriviamo al momento di andarla a sostituire, solamente lì possiamo tirare le somme, perché a gomma nuova praticamente vanno bene quasi tutte. Poi una volta raggiunte il 50% di consumo, poi là si cominciano a notare varie sfaccettature e varie differenze, perché molte volte ci sono coperture le cui caratteristiche vanno proprio ad abbassarsi in maniera molto notevole. Vi dirò che comunque sul CBR le caratteristiche di guida si mantenevano pressoché perfette per quasi tutta la durata. Solamente una volta raggiunte i 4700-4800 km si cominciava a notare un certo calo che faceva sì che bisognava avere un po' più di riguardo. Però tenete conto che io ci percorrevo all'incirca 5500, massimo 6000 km, quindi parliamo di gomme praticamente quasi a fine vita, quindi con un battistrada utile che poteva essere di circa il 30-35%, non di più. Per cui staremo a vedere qui. Oh,
Che cavolo è successo? No, no, niente, vabbè. Errore mio, sono stato io troppo pigro nell'utilizzo della leva del cambio. Comunque, stavo dicendo, intanto va fatta una precisazione. Due note per quanto riguarda questa tipologia di copertura che magari non potrà piacere a molti. Ovviamente la fase di ingresso curva e i cambi di traiettoria avvengono con più lentezza, quindi la fase di piega va accompagnata di più premendo sul pedale e manubrio, cosa che invece ad esempio con Pirelli non succede, perché con quella bastava semplicemente puntare la curva con lo sguardo e la moto cadeva in curva praticamente da sola. Però magari è una caratteristica che magari non può non piacere ad altri. Io non lo considero un vero e proprio difetto, perché anzi secondo me soprattutto nell'utilizzo stradale questa copertura è molto più equilibrata e molto più consona. Comunque, già abbiamo raggiunto Mazara Sant'Andrea, quindi adesso vabbè, una breve sosta, disabilitiamo il tutto e poi continuiamo a parlare delle Bridgestone. È antimpennata, totalmente disabilitato, così come l'ABS sul posteriore, quindi dobbiamo essere un po' più cauti su come agiamo sulla manovra del gas, però andiamo. Allora, stavamo dicendo, pregi di questa copertura. Il primo in assoluto è la grande comunicatività che ti dà. Praticamente si ha sempre l'esatta percezione del grip disponibile, caratteristica che si accomuna alle precedenti Pirelli e che non accomuna ovviamente tutte le altre coperture di altre case produttrici. Poi tempo di riscaldamento praticamente rapidissime, hanno una rapidità nell'entrare in temperatura anche con una temperatura dell'aria praticamente bassa che non ho provato mai in nessun'altra copertura, quindi altro pregio, un'altra freccia al suo arco. Poi anche a gomma fredda vi dirò che il grip che ti dà è praticamente superiore a quello provato su varie tipologie di altre gomme. Vi dirò tipo le Pirelli Diablo Rosso 3, le Rosso Corsa, le Super Corsa SP3. Quindi anche questo un grande pregio. Poi ovviamente vi dirò, ho notato anche una come caratteristica che con queste gomme si passa su varie tipologie di asfalto per quanto riguarda le caratteristiche, cioè ad esempio asfalto più abrasivo, asfalto più liscio, o passando da un tratto asciutto a uno umido e viceversa, in maniera imperturbabile. Non si sente alcun movimento provenire dalle mescole, dalla carcassa, e soprattutto si riesce ad aggredire la curva, di arrivare pinzato sin dentro la curva senza sentire quel fastidioso movimento di carcassa che va a comprimersi, a flettere, a molleggiare. Quindi tutte caratteristiche più da gomma racing che da gomma stradale.
però diciamo in un pacchetto molto più consono per l'utilizzo stradale, perché praticamente è una gomma che ti dà queste caratteristiche nella guida sportiva, unite a un comportamento tanto neutrale, che ti dà tanta fiducia, e con un grip talmente elevato anche in condizioni critiche, è praticamente una gran gomma. Quindi veramente un gran bel prodotto, molto molto valido. Quindi caratteristiche di cui mi sono innamorato di questa gomma, sia sul CBR e che sto ritrovando anche qui sulla Speed. Ovviamente di più non posso sbilanciarmi, perché chiaramente le somme si possono tirare solamente quanto con queste raggiungeranno loro la loro vita utile. Quindi poi più in là vi aggiornerò su come si sono comportate anche man mano che l'usura è andata ad aumentare, e soprattutto anche a quanti chilometri sono riuscito a farci. Ovviamente una premessa va fatta: sicuramente un pilota più smaliziato di me, utilizzando una taratura meno invasiva e più aggressiva del controllo dell'elettronica, magari in questa tipologia di strada riuscirebbe a trovarci il limite, a differenza di me. Comunque, vi dirò che comunque io con queste qua, quanto le ho portate in pista solo col CBR, ho raggiunto io il limite piuttosto che loro, cosa che invece non era avvenuto, mi ricordo, quanto una volta girai con il Diablo Rosso 3. Vedrò se avrò l'opportunità questa copertura di testarla anche in pista, si vedrà più avanti, e comunque in ogni caso vi aggiornerò e lo scoprirete. Chiaramente vi confesso che il livello di grip non sto notando tantissima differenza rispetto alle supercorsa. Chiaramente non solo merito del grande equilibrio di questa moto, ma metteteci anche il mio stile di guida, la trimescola al posteriore che ti dà un grip praticamente di alti livelli, e quindi ecco che abbiamo la quadratura del cerchio. Comunque per quanto riguarda le Bridgestone è tutto. Adesso voglio concentrarmi per tutta la durata della salita, e dopodiché tiriamo le somme.
Allora ragazzi, cominciamo adesso a tirare le conclusioni. Quanto utilizzato lo step numero 2 vi dirò la differenza con la modalità con cui salgo io maggiormente, che riguarda il controllo di trazione che era tarata adesso in maniera un pochettino in maniera più o meno invasiva, diciamo che non si nota alcuna differenza. La differenza maggiore semmai l'ho sentito utilizzando tra lo step 2 e lo step numero 1 che ho girato nel precedente video, perché utilizzando la mappa d'erogazione motori in rain sembrava di guidare una media cilindrata, invece qui si sente proprio di essere alla guida di un mille, perché chiaramente l'accelerazione, la ripresa, il motore sale di giri molto più rapidamente, in maniera molto molto più decisa. Cioè, infatti sentite qua bello come canta, come si distende il motore. Comunque sento di essere tallonato, mi sa che sono arrivati i ragazzoni, porco cane. Mi sa come sono passati. Comunque, stavo dicendo. Quindi diciamo che per quanto riguarda lo step numero 2 non ho notato alcuna differenza rispetto alla taratura che utilizzo io maggiormente, con quella che utilizzo maggiormente. Mentre adesso che ho disabilitato il tutto, vi dirò, chiaramente il limite un po' più mentale, perché in pratica compare quel tuo spirito di autoconservazione che ti dice: oh, cerchiamo di essere un pochettino più cauti, perché qua non c'è il TC che ci mette una pezza, quindi diciamo che sei tu a gestire il tutto. Però anche qui, con questa modalità di erogazione, praticamente si riesce a salire come salgo io praticamente abitualmente. Diciamo che ogni salita è a sé, anche perché oggi vi dirò che le condizioni non è che erano delle migliori. Poi il vento che dava fastidio, qualche tratto di asfalto che era un po' sporco, hanno fatto il resto. Però tutto ciò non va, come si suol dire, ad invalidare questo test. Per cui tra questi tre step che ho girato vi dirò che per quanto riguarda il controllo di trazione, certo, rimane pur sempre un accessorio utile, perché in caso di bisogno riesce a metterci una pezza. Però quello che è veramente indispensabile nella guida, ancora tuttora considero la mappa motore. La prossima volta faremo una cosa. Appena le condizioni lo consentiranno, fuoco alle polveri, utilizzeremo direttamente la modalità track. Quindi restate sintonizzati su questo canale, ragazzi. Alla prossima. A tutti.